ho un ricordo molto preciso della bomba che è scoppiata alla Villetta nel 74, adesso non mi ricordo esattamente né giorno né mese, ovviamente, ma era una studentessa, facevo l'università e stavo preparando l'esame di archeologia medievale. E quindi mi trovavo in via Pia, alla sede di Storia Patria, quindi non lontano, diciamo, in linea d'aria dalla villetta. E scoppiato, stavo appunto studiando, quindi nel silenzio, e questo rumore tremendo e la sedia che mi è tremata proprio sotto il pavimento della sede di Storia Patria, è un edificio antico di via Pia di Savona. E quindi ha tremato tutto, quindi c'è stato proprio un ricordo proprio fisico di quel momento. E niente, quindi questo qui è proprio il mio ricordo emotivo delle bombe. E poi tutto il resto che ha riguardato l'organizzazione politica, la risposta bellissima che ha dato la cittadinanza di Savona, le manifestazioni. Mi ricordo che avevo appena iniziato a fare attività politica in quel momento nella sede della sezione Ugo Piero di Savona. E come altri giovani partecipavamo veramente con grande entusiasmo sia all'organizzazione delle manifestazioni e sia diciamo alla partecipazione. Ma la cosa proprio bella che mi ricordo di quel tempo era i consigli di quartiere che erano nati da poco e nella nostra zona era ben organizzato. Non solo c'era diciamo, la sede del Partito Comunista, la sede del Partito, non la sede, l'insieme diciamo, di varie associazioni, quindi c'era il Partito Comunista, il Partito Socialista, la Democrazia Cristiana, addirittura la parrocchia di San Paolo partecipava e tanti incontri li facevamo proprio nella parrocchia. Con una unità di intenti veramente incredibile verso contro il fascismo, contro quelle bombe fasciste che accadevano e che ci ha fatto, diciamo, stare, diciamo, uniti diciamo, nella contrapposizione, nel dire no a queste cose. Chiamare le vigilanze ronde non è tanto bello, perché era una cosa molto, come si può dire, molto spontanea e molto, non c'era nessun intento guerresco. Era controllare che vicino alle scuole, vicino ai punti sensibili, non ci fossero soggetti strani o pacchi strani o qualcosa del genere. Quindi era un controllo del territorio in maniera puntuale. Lo si faceva specialmente nelle ore serali, era organizzato con un elenco di persone, con determinati orari, ovviamente gli uomini facevano degli orari diciamo, più notturni, ma devo dire che lo facevano tante persone e tante e di diverse diciamo, situazioni sociali e sono diciamo, nate anche delle amicizie con delle persone. Io mi ricordo la grande amicizia con Don Juan Nasi che allora era nella parrocchia di San Paolo e spesso e volentieri il gruppetto di comunisti camminava con lui a fare queste ronde, oppure anche con
ricordo di un'amica che si chiamava Carla, della Democrazia Cristiana, che mai avrebbe, di un altro, diciamo, livello sociale, che mai avrei potuto pensare che si potesse fare qualcosa insieme, mentre questo diciamo, sentimento antifascista ci faceva stare in amicizia e avevamo i nostri turni che rispettavamo e mentre si girava per il quartiere, perché ogni zona aveva, noi avevamo il quartiere di Santa Rita, di Costa Tardi-Domecq, la scuola, insomma, le scuole elementari, e quindi avevamo questo controllo del territorio, ma era una cosa veramente pacifica ma attenta. Un altro ricordo molto, molto forte l'ho avuto quando è venuto Pertini, che era allora Presidente del Consiglio, se non mi ricordo male, è venuto nel comune di Savona e il comune era strapieno di persone che erano venute ad ascoltarlo. E avevamo dovuto fare, diciamo, degli interventi, ecco, e io come giovane donna avevo anche avuto il compito di parlare in quella occasione, e alla fine del mio intervento Pertini mi ha abbracciato, e questo è un ricordo che mi ricordo, che tengo nel cuore. Ce n'erano tante manifestazioni in quel periodo, o per le bombe, o per altri, diciamo, altri motivi, o per gli operai, ecco, era un periodo veramente in cui le persone si ritrovavano e non avevano paura di manifestare, e erano veramente dei momenti, io adesso me li ricordo come momenti belli, ma allora probabilmente erano momenti anche estremamente difficili e diciamo che la lotta era dura, ecco, il ricordo, ormai sono, diciamo, 50 anni fa, ecco, è stemperato da questo ricordo, diciamo, bello, ecco. Il clima era, insomma, avevamo paura, ma non c'era una sensazione di terrore, ecco, c'era una paura controllata, quella parola che si dice vigilanza, è un termine estremamente appropriato, perché dava proprio il senso di una coscienza che era, ti dico, unitaria, importante, e sentivi che la stragrande maggioranza delle persone, in quel momento lì mi sembrava la totalità delle persone, erano contro quelli che creavano questa strategia della tensione. Devo dire che uno a 20 anni non se ne rende mica conto se i genitori avevano paura o no. Io uscivo e basta, e rientravo, e quando rientravo mia mamma forse tirava un sospiro di sollievo, però non mi hanno mai impedito di fare la mia attività, la mia partecipazione a queste cose, e probabilmente forse un po' incosciente, ma come tutti i giovani, ecco.